La giornata. Cosa c'è da sapere? Missili tornano a colpire Kiev, non succedeva dalla fine di aprile, e le armi rimangono al centro del braccio di ferro tra Mosca e gli Stati Uniti. Mercoledì forse un primo passo per iniziare a risolvere la crisi del grano. Il ministro degli esteri russo Lavrov vola in Turchia. È lunedì 6 giugno, 103° giorno di guerra. Io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. Kiev rimane l'obiettivo principale della Russia, afferma il governo ucraino. Un missile vola a bassa quota sulla centrale nucleare nell'oblast di Mykolaiv, ma le esplosioni, a partire dall'alba, riguardano diversi quartieri della capitale. Mosca dichiara di aver distrutto blindati forniti dalle forze occidentali nel corso di alcuni raid aerei nella periferia della città. Kiev ritiene i missili siano partiti da un bombardiere che sorvola il Mar Caspio. La settimana di nuovi combattimenti inizia di fatto ieri, da una domenica nella quale le armi incombono sulle vite e sono al centro di tutte le note ufficiali. Nulla si muove invece sul piano diplomatico, è ancora guerra, anche sul grano. Kiev non vuole cedere, non è credibile il piano che prevede un passaggio in treno via Bielorussia, preferito dai russi. Il mare, i porti, a partire da quello di Odessa, sono la soluzione per Zelensky e i suoi. L'ONU silenziosamente lavora a una mediazione. Ancora venerdì gli inviati del segretario generale Antonio Guterres erano a Mosca. Forse qualcosa inizierà a cambiare a partire da mercoledì. Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель. La consegna delle armi all'Ucraina da parte degli occidentali, dice Vladimir Putin intervistato dal primo canale della TV russa, Rossiya 1, in prima serata. Ha un solo risultato, prolungare il conflitto armato il più a lungo possibile. Al massimo può ostacolare l'offensiva russa, non sconfiggerla. Noi, minaccia il presidente, useremo le nostre armi, ne abbiamo abbastanza, per colpire quelle strutture che sono state sinora risparmiate, cioè i palazzi del potere. Kiev allora di armi ne chiede sempre di più. Gli alleati occidentali, secondo il vice ministro alla difesa Hanna Maliar, devono capire che non serve un aiuto una tantum, ma un intervento continuato, fino alla vittoria. Madrid, scrive il Paese, invierà missili e carri armati e contribuirà ad addestrare l'esercito di Kiev. Un salto di qualità per la Spagna, che sino ad ora aveva mandato materiale bellico leggero, munizioni, lanciagranate e mitragliatrici. Non si possono difendere da soli, insiste il presidente americano Joe Biden, che da poco ha annunciato altro sostegno militare per 700 milioni di dollari per aiutare Zelensky a trattare, è la tesi promossa da Washington. E allora Putin ribatte, neppure lanciarazzi multipli HIMARS promessi dagli Stati Uniti porteranno alcun cambiamento di fondo, visto che si tratta semplicemente di un rimpiazzo, dice, di armamenti perduti in battaglia. Non c'è nulla di nuovo, questi sistemi di lanciarazzi sono di fatto già in servizio nell'esercito ucraino, sono simili a quelli di produzione sovietica e russa. Il raggio degli spari dipende dai razzi usati piuttosto che dai sistemi in sé, e questo resterà simile ad ora, tra i 40 e i 70 chilometri. Anche la presenza di droni stranieri non fa alcuna differenza, dice lo zar, ma se l'Occidente fornirà missili a lungo raggio, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dal conflitto. E allora quale spazio rimane per la diplomazia? Dopodomani è prevista la prima mossa che permetterà di capire se uno spiraglio si può aprire sul grano o no. Mosca invia in Turchia il suo ministro degli esteri, Sergei Lavrov, per avviare un tavolo sull'export di cereali dai porti dell'Ucraina attraverso il Mar Nero. Sono oltre 20 milioni le tonnellate bloccate. L'ipotetico sminamento delle acque, secondo Ankara, potrebbe durare un mese. Prima dovrebbero incontrarsi a Istanbul, ONU, Mosca e Kiev, in questa settimana.
Il presidente Erdogan, mediatore credibile agli occhi del Cremlino, commenta con il suo stile. Il nostro paese ha affrontato con successo per anni la migrazione illegale dalla Siria, mentre in questo momento stiamo osservando il panico in Europa per la crisi russo-ucraina. Il sistema creato dall'Occidente per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere sta crollando. Quindi Erdogan torna sul futuro della NATO. Svezia e Finlandia non potranno farne parte finché non saranno soddisfatte le richieste di Ankara sullo stop al sostegno ai curdi. Anche di questo discuterà a Bruxelles il capo della difesa americana Lloyd Austin, che il 15 giugno sarà in Europa. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.